grazie appunto di essere qui alla premiazione di questa sesta edizione del nostro contest Instagram dedicato alla Fiera di Sant'Orso. È un appuntamento per noi che è diventato molto importante, per noi di Ostasera.it, che siamo coorganizzatori dell'iniziativa insieme all'assessorato alle attività produttive, qui rappresentato da appunto l'assessore Jean-Pierre Ghisciarda, e insieme alla community valdostana di Instagrammers di Gers Valle d'Aosta, rappresentata qui da Eric Bazzani questa sera. Massimiliano Riccio, allora com'è andata questa edizione di Instagram? Sì, allora siamo alla sesta edizione del nostro concorso su Instagram dedicato alla Fiera di Sant'Orso. Sant'Orso 2018 era l'hashtag che noi consigliavamo di utilizzare ovviamente per partecipare al nostro concorso. Le fotografie taggate sono state 1700 e rotte. Tra queste 1700 abbiamo scelto di stampare e di porre in mostra oggi qui alla Cittadella dei Giovani le 100 fotografie con più like, che hanno ricevuto quindi più gradimento da parte del pubblico. Tra queste 100, una giuria composta dai soggetti promotori del concorso, quindi Aostasera.it, che rappresento, l'assessorato regionale alle attività produttive e i Gers Valle d'Aosta, insomma, hanno scelto le 8 fotografie, 7 fotografie più un video da premiare quindi oggi. Potrei diciamo raccontarvi quali sono i premiati di oggi. Sono Ismaele Maino per la categoria opere, con un bello scatto di una scultura realizzato in fiera. Sara Gerbel con una fotografia molto suggestiva di suo marito che lavora nell'atelier mentre realizza una delle sue sculture in legno. Davide Vertuì per la categoria Veillà, con uno scatto alla clica de Saint-Martin all'opera durante la Veillà. Chiara Celegato con l'enogastronomia, con uno scatto molto particolare, un po' diciamo non tradizionale, con un artigiano che cucina una porchetta. Stefani Crotta con un selfie romantico vince la categoria selfie in fiera. E poi abbiamo Turismo Ok, che si aggiudica il premio del pubblico decretato con una votazione online su Ostasera.it, e Alessandra Barmas che si aggiudica la categoria nuova extra, una categoria che abbiamo introdotto quest'anno, che premia uno scatto un po' particolare, non convenzionale, dedicato alla fiera. E chiude la categoria video con Mirena Vaudois, Rosso Fragolino, con un video simpatico realizzato in fiera su un momento musicale. Ma è molto semplice, per partecipare basta scaricare l'applicazione Instagram sullo store di l'Apple Store se si usa un iPhone, o l'Android Store per chi usa un altro dispositivo con sistema operativo Android, caricare le fotografie che vengono realizzate in fiera con un hashtag, una parolina magica, appunto Sant'Orso. Il prossimo anno sarà 2019, quindi ci vediamo prossimo anno.